La lotta dell'obesità infantile è stato il tema di un progetto che si è svolto presso l'Istituto Comprensivo Marina di Gioiosa Mammola, organizzato dal Rotary Club Locri, presieduto dal presidente Domenico Catalano, presente inoltre la dirigente scolastica La Fiaschè. È una proposta che va, diciamo, ad incontrare quelle che sono alcune delle tematiche giovanili. D'altronde il Rotary già propone, voglio dire, mette al centro i giovani, perché solo i giovani, nella sua azione ovviamente, perché solo i giovani possono definire il cambiamento delle società, delle comunità. Quindi avere giovani sani, giovani brillanti, giovani dinamici è diciamo il nostro desiderio. D'altronde anche una tematica che riguarda la salute dei giovani. Oggi il fenomeno dell'obesità infantile è un fenomeno molto diffuso a livello mondiale. Ecco, cercare di intervenire in quelli che sono, voglio dire, gli embrioni principali, quindi le scuole, ecco, è qualcosa che può, diciamo, non dico eliminare, ma può, diciamo, contribuire all'attenuazione di questo fenomeno. Sappiamo perfettamente che una sana crescita e quindi una corretta alimentazione influisce notevolmente sull'aspetto educativo e sull'aspetto culturale di acquisizione delle nozioni e delle competenze. La nostra scuola, tra l'altro, è una scuola a tempo pieno, quindi la corretta alimentazione interviene in maniera precisa e spesso e volentieri anche, diciamo, come note informativa soprattutto alle famiglie che non intendono, spesso e volentieri cercano di ovviare al problema con un'alimentazione fugace, veloce, che naturalmente non favorisce il benessere e la buona crescita dell'alunno. Quindi abbiamo accolto con molto interesse la proposta del Rotary di Locri, proprio perché come agenzia del territorio può tranquillamente, in maniera specifica e competente, dare una mano d'aiuto alle attività di educazione in maniera generalizzata alla scuola. Per parlare un po' di numeri, diciamo che quest'anno saranno coinvolti 631 bambini, 105 docenti e circa 1200 genitori. Questo progetto nasce nel 2017 con l'allora presidente, il dottore Asprea, e da allora noi praticamente abbiamo fatto un percorso che ha coinvolto 5 comuni, 6 istituti comprensivi, circa 1300 alunni, oltre 2500 famiglie e genitori e oltre 200 docenti. Il progetto si sviluppa in varie fasi. Nella prima e seconda fase faremo una raccolta e una elaborazione dei dati, dove andremo a sapere, quindi nel nostro territorio, le corrette abitudini alimentari delle famiglie e quanti bambini, quanti alunni sono effettivamente le percentuali di bambini, di alunni in sovrappeso oppure obesi. La seconda fase invece riguarderà la formazione nelle due aree dove noi interverremo, che è l'area delle corrette abitudini alimentari e quella del movimento. Dopodiché si passerà all'informazione. Abbiamo realizzato degli opuscoli con delle linee guida sui corretti stili di vita che verranno trasmessi e consegnati a tutte le famiglie. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, sempre della formazione, ci saranno dei relatori specializzati che faranno degli interventi con i docenti e con i genitori. E poi come ultima fase ci sarà l'approfondimento, cioè tutte le classi con i loro alunni coordinate dai docenti faranno uno studio sulle varie tematiche di questo problema dell'obesità. Il Rotary Club di Locri è molto sensibile a questa tematica, coinvolgendo gli istituti scolastici. Questi bambini sono colpiti da tutti questi spot televisivi, queste cose continue, che ovviamente loro non sono tanto in condizione di discernere qual è il cibo corretto e quale no. Ed è tipico questa situazione di obesità, già di una società un poco
cioè avanzata da un punto di vista materiale, ma non tanto da un punto di vista culturale. Conosciamo tutti il problema del cibo spazzatura, junk food in America, vediamo quanti obesi ci sono, non sempre cioè avere le disponibilità economiche corrisponde anche a un'alimentazione corretta.